i francobolli dell'Honduras più rari di valore. La quartina del 1907 raffigura sul centro il busto di José María Medina Castellón, politico e primo presidente dell'Honduras nel 1862 e nei vari anni successivi, riuscì a crearsi un esercito e rovesciare il governo del generale Cabanas Fiallos. Attorno al busto la scritta in lingua spagnola che significa ufficio postale dell'Honduras, in alto l'anno di emissione 1907 con accanto il valore nominale di 10 centavos, ovvero 10 centesimi del peso honduregno, vecchia valuta usata nel paese. Questa quartina oggi vale 30 euro. Questi francobolli della scoperta dell'Honduras 1933 commemorano la scoperta del paese da parte di Cristoforo Colombo. Sul centro le imbarcazioni che stanno per sbarcare sul territorio, sotto la scritta tradotta Cristoforo Colombo 441 anniversario, ai lati l'anno di emissione di questi francobolli 1933. Una particolarità di questi pezzi sta proprio nell'errore di scrittura 441. L'Honduras è stata scoperta nel 1502 e nell'anno 1933 si commemorava il 431 anniversario e non il 441 anno. Più in estremità ai lati dei francobolli potrai notare il valore nominale di 2 centavos di lempira, nuova valuta del sistema monetario Honduras adottato dal 1931. Questi francobolli oggi valgono 35 euro. La striscia dei francobolli della guerra civile 1919 furono emessi in occasione delle nuove elezioni generali tenutesi in Honduras nel 1919 che dettero una nuova politica al paese. La prima guerra civile honduregna durò 2 mesi nello stesso anno, combattuta con armi, cavalli e nuove tecnologie dell'epoca che portarono ad una nuova era politica, fatta di elezioni e non più di colpi di Stato. Sul centro un soldato su un cavallo, simbolo di vittoria, attorno la scritta tradotta ufficio postale dell'Honduras, poco più sotto il valore nominale di 20 centavos di peso honduregno. Valore di questa striscia da 4 pezzi di francobolli oggi vale 40 euro. Il francobollo di Herrera 1932 raffigura il busto di Dionisio Herrera, politico e presidente dell'Honduras dal 1824 al 1827, di ideologia liberale ripresa dalla rivoluzione francese creò delle divisioni territoriali nel paese, facendo diventare l'Honduras uno stato molto simile al federalismo. Inoltre a lui si deve la promulgazione della prima costituzione nel dicembre del 1825. Attorno all'immagine la classica scritta ufficio postale Honduras, in alto a sinistra l'anno di emissione che riporta un errore sull'effettiva data, il numero 2 e 3 sono stati invertiti, invece di riportare la scritta 1932 riporta 1923. Sotto ai lati il valore nominale di 10 centavos di lempira. Oggi questo francobollo che riporta la data 1923 anziché 1932 vale 75 euro. La serie da 10 pezzi del 1907 raffigura lo stesso volto che hai già visto in altri francobolli di questo video, il primo presidente dell'Honduras José María Medina Castellón in carica nella seconda metà dell'Ottocento. Ognuno di questi francobolli riporta scritte e valori nominali diversi che vanno da un centesimo a un peso honduregno. Di vari colori oggi se possiedi questa collezione intera ed intatta vale 80 euro.